Ma come funziona questo robot? Come vedi, questo robot ha una sua scheda Arduino, due suoi motori e un suo amplificatore. E come si chiama questo amplificatore? L'amplificatore si chiama DRV8833 e serve a gestire la potenza dei due motori. Come vedete, in questo schema potremmo capire come funziona. Abbiamo due entrate per il primo motore e altre due entrate per il secondo motore. In queste quattro entrate arrivano i segnali che poi in uscita diranno la potenza dei due motori. Se io tipo metto il segnale in B1 e 0 in B2, il motore B avrà un suo verso di rotazione, in questo caso orario. Se io faccio il contrario, avrà il senso anti-orario. Stessa cosa vale per il motore A. Che permette l'interazione tra Android e Arduino attraverso la scheda JY-MCU-HC06, convertirlo in un segnale seriale, un comune segnale seriale. Viene dato di tre cavi, uno blu che è il segnale, uno rosso il VCC e quello nero il GND. Qui è collegato un cavo bianco che è il PQM, che è un tipo di modulazione digitale che viene mandata dall'Arduino, e l'Arduino stesso decide appunto l'energia da mandare. Questo progetto è un contatore per tappa bottiglie. Come funziona? Allora, abbiamo qua un sensore per magneti e qua abbiamo un magnete. Meccanicamente questo sensore sarà posizionato in una parte fissa, non mobile. Invece questo sarà un magnete mobile posizionato nel braccio dell'operatore che tapperà la bottiglia. Quando questo magnete viene in contatto con il sensore, il software starà in attenzione, come aspetterà che questo magnete si allontana per incrementare il numero di imbottigliamento. La robotica è possibile coinvolgere gli allievi alla realizzazione di diversi progetti che integrano diverse discipline, quali sistemi, elettronica, informatica, tecnologie. In questa maniera siamo in grado di offrire agli allievi una preparazione orientata alla progettazione. Parte tutto dal nostro multisensore digitale che al suo interno ha un accelerometro a tre assi, un giroscopio a tre assi e un magnetometro a tre assi. Questi sensori captano il movimento della nostra testa e ci forniscono dei numeri. Questi numeri devono arrivare al nostro Arduino tramite il protocollo seriale I4C. Per far sì che avvenga, abbiamo questi due cavi dove nel cavo giallo passano i nostri numeri e nel cavo verde invece passa abbiamo il sincronizzatore. Una volta che siamo su Arduino, Arduino trasforma questi numeri in due segnali PQM che a loro volta passano ognuno per una resistenza e un condensatore. Che così questo segnale PQM viene filtrato e va a formare un segnale analogico.
ovvero una tensione efficace. Questa tensione efficace dopodiché passa attraverso questo cavo grigio e va a arrivare al nostro radiocomando. Così abbiamo fatto un potenziometro digitale. E come vedi, qua abbiamo quattro potenziometri di quelli meccanici, siamo andati a sostituirli con questo metodo digitale. Il sistema controlla l'accensione delle luci. È un sistema praticamente economico, realizzato appositamente per permettere, diciamo, un discorso di risparmio energetico nelle scuole. Attraverso un sensore sonoro e un PIC 12F629, diciamo, possiamo controllare e rilevare la presenza di persone all'interno di un'aula. E attraverso il rilevamento della presenza di rumori significativi, il sistema accende le luci. E dopodiché inizia un conto alla rovescia. Se nel frattempo non rileva nessun rumore, dopo 10 minuti il sistema spegne le luci. Altrimenti, sempre mantenendo le luci accese, e ricomincio nuovamente il conto alla rovescia.